informazioni. Buon pomeriggio, grande successo sabato scorso a Roma per la Notte dei Musei. Su questa iniziativa e sul nuovo percorso per visitare Fontana di Trevi sentiamo Eleonora Guadagno, presidente della Commissione Cultura del Campidoglio. Partiamo dalla Notte dei Musei. Quante persone hanno partecipato a questa iniziativa? Abbiamo superato addirittura la soglia dei 60.000 ingressi, è stato proprio un enorme successo. Insomma, questo sabato abbiamo animato la città con i musei, con l'apertura dei musei, ma con performance, letture, eventi. Abbiamo veramente assistito a una straordinaria partecipazione e non possiamo che esserne soddisfatti, perché la cultura entra sempre di più a far parte, insomma, della nostra cittadinanza, diventa sempre più fruibile, alla portata dei cittadini, e abbiamo molti altri progetti in programma, possiamo già annunciare, proprio per promuovere la crescita culturale dei nostri cittadini. Possiamo già annunciarne qualcuno di questi nuovi progetti? Sicuramente la festa della musica è il 21 giugno, in cui l'obiettivo è appunto favorire la partecipazione e l'inclusione e far sentire i musicisti parte di una grande comunità del territorio romano. Senta, parliamo di Fontana di Trevi, che novità ci sono, questo nuovo percorso per visitarla? Sta valutando la possibilità di organizzare un reparto specializzato nelle forze di polizia locali, però che si occupi della sicurezza nelle zone, nelle aree archeologiche e culturali diciamo più sensibili, e si sta pensando anche di coinvolgere volontari che hanno fatto parte dei reparti delle forze della polizia, che possano dare un supporto alle operazioni. Questi avranno il compito di controllare i flussi di passaggio, evitando soste prolungate, ovviamente bivacchi, però nel rispetto del diritto fondamentale dei cittadini e dei turisti di godere della bellezza di Roma senza costrizioni. Infatti non sono assolutamente previste né passerelle né tornelli. E dunque questa è un po' la situazione, sia per quel che riguarda la Notte dei Musei sia per quel che riguarda il nuovo percorso che tra poco ci sarà per visitare Fontana di Trevi. Avete sentito Eleonora Guadagno, presidente della Commissione Cultura del Campidoglio. È tutto, buon ascolto.